questo Milan che recupera Kier, che recupera, che ha Theo Hernandez in condizioni non dico accettabili ma meglio, che recupera un po' di gol, perché poi del Milan non si dice mai abbastanza, perché in effetti è un'anomalia tutta la serie, avere 30 infortunati è assolutamente un'anomalia, ma se recupera un po' di uomini, se ritrova la condizione degli uomini migliori, tu credi che possa insidiare le prime? 9 punti sono troppi, secondo te? Non è neanche un fatto di numerico di punti, secondo me. Quanto mi sembra il Milan una squadra che quest'anno ha avuto dei momenti di up, dei momenti di down, senza quella continuità di cui parlavamo, per esempio, la Juve di Allegri. E la squadra, secondo me, non è neanche male. Giroud, Come ti è quando... parso ieri con la Roma? Bene, cioè Giroud ieri è partitona, Pulisic gioca sempre bene. Pulisic alla fine è quel giocatore in più veramente di quest'anno del Milan, perché al di Kier. là Kier che rientra... Comunque, vabbè, ieri hai vinto contro la Roma, e poi magari, non so se ne parleremo della Roma, ma La Roma Roma non dire che malissimo. sembra che la Roma sia. Malissimo, Roma male, veramente in difficoltà. E trova il gol anche a Adli. No, Milano è una squadra che secondo me è la candidata ad arrivare terza abbastanza comoda. Per quanto riguarda invece lo scudetto, ti dico, secondo me tra Milan e Inter c'è differenza. Non... Secondo me non rientra, però secondo me Potrebbe comunque può insediare la giocare. Juve. Potrebbe, se la Juve infila due o tre risultati negativi e perde quella fiducia che attualmente ha, perché alla fine adesso è in fiducia, gli gira tutto abbastanza bene a gruppo e tutto il resto, se infila due o tre risultati negativi, chi lo sa che può succedere. Poi per lo scudetto, secondo me, come ho detto prima, l'Inter passa avanti a tutti. Giovanni, e poi adesso nessuno aveva mai messo in discussione Pioli, nessuno aveva mai detto Pioli out, No. tutti si tirano indietro. Com'è strano, però, sono strani i giornalisti ogni tanto, vero? Sì, no, ma infatti secondo me Pioli ha ricevuto molte più critiche di quelle Certo, che meritava sicuramente. meritava, perché comunque è vero, in Champions forse poteva fare qualcosina in più, però diciamo che è stata la sorpresa, in realtà è stata il Paris Saint-Germain che ha fatto male e quindi gli ha dato quella chance. Ha avuto sfortuna e chiaramente anche delle colpe. Sicuramente ha delle colpe Pioli in alcune partite, però diciamo che il girone comunque non era facile, quindi in Champions è andato lì. E per il campionato, Può arrivare il forse Milan, Giovanni? no, secondo me non c'è possibilità di raggiungere, di vincere lo scudetto o di lottare, perché. Non fosse altro che perché sono due le avversarie che devono. Appunto, sì, non devi recuperare. Cioè, normalmente quando tu in passato è successo di recuperi di 9 punti, 7 punti, sono stati recuperati solo una sola squadra e soprattutto anche il ritmo era anche diverso perché non si andava appunto sui oltre i 90 punti Il Milan potenziali. non ha mai vinto. Il Milan non ha mai vinto storicamente lo scudetto arrivando a 90 punti. Quindi questo la dice lunga, ecco. Sì, no, infatti erano comunque campionati diversi quando è successo, anche quando ci sono stati dei recuperi, quindi c'era meno possibilità di arrivare appunto oltre i 90 punti, che sono ritmi impressionanti. E poi comunque sono due squadre da recuperare, quindi io, secondo me il Milan più del terzo posto, diciamo che non può né scendere né salire dalla posizione, secondo me, perché scendere la vedo difficile con le squadre dietro che fanno la corsa a perdere e davanti sono troppo distanti. Magari potrebbe recuperare un paio di punti nelle prossime partite, ma insomma, arrivare a lottare la vedo difficile. Jacopo, concordi? Non può andare, è tardi, ha perso troppe partite, soprattutto a dicembre, credo sia stato il mese più critico per il Milan. Sì, ma più che altro perché le altre sono andate troppo forte. Cioè, questo è il discorso di prima. Cioè, sicuramente Pioli, come hai detto, ha avuto le sue colpe. Sicuramente tre infortuni, tutti di natura muscolare. Cioè, c'è poco da parlare di sfortuna. Però il Milan comunque ha 42 punti, che se dobbiamo andarli a sommare con tutto il girone di ritorno potrebbe essere 84. Il Milan vince
lo scudetto, l'ultimo scudetto a 86, cioè non va tanto distante da quel risultato lì. Il problema è che l'Inter si era fermata. Fermarsi una delle due squadre, che si fermi una delle due squadre, la vedi improbabile, anche perché la Juventus più vanno avanti le partite, più vanno avanti appunto le giornate, sempre a crederci di più. L'Inter invece cerca di tenere botta, quindi quando c'è uno scontro, ecco, tra due squadre, no? Cerca sempre di superare. Io vedo le ultime cinque giornate con Inter e Milan, quando erano appaiate, no? Certo. Con Milan avanti due punti, nessuno ha sbagliato, no? Le ultime cinque le hanno vinte tutte e cinque, quindi secondo me è difficile, molto difficile. Poi che il Milan possa finire davanti all'Inter, magari sì, però lo vince la Juventus lo scudetto a questo punto, perché o viceversa, Milan vince, supera la Juventus, lo vince l'Inter. Cioè, la vedo difficile che si fermano tutte e due. Però comunque il Milan non penso che stia facendo un campionato proprio con tutte le difficoltà da 4, da 4 e mezzo, da 5. Cioè, comunque finire il campionato 84 punti penso sia non una figuraccia, ecco. Figuracce magari sono altre, uscire in Coppa Italia sapendo di essere lontani in campionato, neanche la Champions League, perché poi dopo era un girone complicato, complicato, che era stata messa dentro, come ha detto Giovanni, grazie a un Paris Saint-Germain non proprio perfetto nei gironi, però era molto complicato, perché è difficile andare a giocare in Inghilterra, è difficile andare a giocare col Borussia Dortmund, è difficile andare a giocare con la PSG. Erano tre squadre veramente, comunque, di livello, ecco. Mi sento di dare un 6, 6 e mezzo alla stagione del Milan, ma perché è questo più che altro. Cioè, devo dargli il 6 perché nelle altre competizioni ha fatto male, però in campionato, ragazzi, cioè, fare 42 punti davanti solamente due squadre che hanno fatto benissimo, Certo.